Cosa c'è che non può fare? Posso prendere qualche altro minuto, fratello Gennaro? Tanto non abbiamo il culto delle... Fratelli, qua bisogna andare calmi. Perché io non vorrei che ci fosse un'altra riunione alle 9. Allora, voi mi dovete dire una cosa. Siete tutti presenti? Cioè, bere un poco perché mi invervoro, no? Ci sono dei, Gennari, ci sono qua dei giardini pubblici, qua a Lodi? Ci sarà qualche giardino, no? Ci stanno giardini pubblici? Cioè, in questi giardini vanno le mamme, i genitori? Ci stanno pure i giochi di attrazione? Sì o no? Ci stanno o no? C'è una cosa scipazza. Quindi ci sono i mariti e mogli oppure il nonno con... Giusto? Ci stai i carrozzini con creature che... uno che fa caca fa così, un altro fa caca così. Cioè, datemi certezza, perché poi mi portate fuori strada e lì è cattiveria, perché siete cattivi. Come si chiama il giardino qua più vicino? Viale 4 novembre. Ma è aperto al pubblico? Isola? Isola Carolina. Sentite bene. Isola Carolina. Aprite bene gli occhi. Vabbè, non lo voglio dire, va, non mi interessa. Vedete apparire una donna. Si chiama Sara. Tiene 90 anni. Vedete Abramo e Sara ai giardini? Isola Carolina. Dall'Isola Carolina, Abramo e Sara. 90 anni. Una donna di 90 anni. Voi che vedete una donna che cambia il pannolino al piccolino. Qualcuno di noi immagina che è la mamma? Eh? Una donna di 90 anni può partorire? Si può pensare a una donna di 90 anni che fa un figlio? È normale? Se vedete che questa donna ha allattato sto bambino, Abramo, con carrozzine, con la moglie, ve ne vedete? È una cosa grande o no? Ci avrebbe pensato qualche medico professionista in questo settore? Nonostante la scienza di oggi, i progressi, qualcuno avrebbe pensato a una femmina di 90, cioè tu vedi una donna, io minimo minimo gli domando, ma lei è la trisavola di questo bambino? E infatti, Isacco significa risata. Com'è bello questo bambino, il vostro nipotino, ma quale, questo è mio figlio! E Abramo, la notte, che fanno la festa, cioè una donna di 90 anni! Quando Dio gliel'ha detta ad Abramo, Abramo, l'indiretto interessato, si è messo a ridere. Ah. Rideva Abramo, poi ha pensato, ha riso per dire, ma guarda come sono presuntuoso io, stavo pensando che mi davi il figlio a me. Sta parlando del mio servo. Vi ricordate? E quando andò da Abramo, Abramo teneva 99 anni, un anno prima si presentò il Signore Abramo con due angeli. Abramo, l'anno prossimo avrà un figlio. Sara che stava dietro la tenda, cosa fece Sara? Si mise a ridere, vecchia come sono, e disse anche mio marito è vecchio. Siccome al Signore non ci piace mettere discussione tra marito e moglie. È un po' come la chiesa di Lodi.
disse: perché tua moglie ha detto vecchia come sono? Avrebbe dovuto dire: guarda che tua moglie che sei vecchio. Però sarebbe nata una discussione e il Signore ha preferito fare il percorso della chiesa di Lodi, che mettere sempre una parola di pace tra marito e moglie, no? E Dio sia lodato anche per questo. Siete una bellissima comunità, complimenti, siete una chiesa di pace. Perché ha riso tua moglie? Che c'è stato a ridere? Perché non posso farlo? Fratelli, c'è qualcosa che il Signore non può farlo? Andate oggi negli ospedali e dite che una donna di 90 anni va con l'autobulanza al pronto soccorso che deve partorire, reparto maternità! Ve l'ha immaginata stare nella sala travaglio? Provate a vedere i medici che vedono la Sara nella sala travaglio. Dio può fare cose grandi. Dobbiamo alzare le aspettative. Chiedimi, tu stai pregando, gloria a Dio, è apprezzabile, è giusto, è sacrosanto, non te lo sta contestando il Signore, ma perché mantieni il livello basso? Ma come Giosuè, guardali attorno, ma perché non chiedo di fermare la terra? Perché non si ferma il sole? Signore, voglio la vittoria adesso, la voglio completa, in questo momento, non voglio aspettare. Signore, guarisci questo tumore, Signore, guarisci questa leucemia. Padre, nel nome di Gesù, diamo gloria a Dio, diamo gloria a Dio. C'è qualcosa che il Signore non possa fare? Voglio vedere chi ha il coraggio di dirlo. C'è qualche cosa che Dio non può fare? Onestamente. C'è qualche cosa? È la mia mano accorciata? Non posso farlo? Il Signore non lo può fare? Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Mi avvio alla conclusione, non vi voglio stancare. Mi dispiace di avere preso un po' di tempo in più, però ho visto che mi state ascoltando e c'è una bella partecipazione. Signore disse a Marta: Marta, fratello morto, Marta, sono venuto, 4 giorni, funerale fatto, 4 giorni morto nella tomba. Marta si presentò a Gesù e Marta disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe guarito. Marta, Maria, Francesco, Luigi, Gennaro, Michele, Raffaele, Anna, Pasquale. Tuo fratello risusciterà. Lo so. Dopo a Chiesi Lodi, dopo... No, io lo volevo adesso, mio fratello. Lo so che risusciterà quando l'ultima resurrezione. Marta, io sono la resurrezione e la vita. Potete dare gloria a Dio? Marta, non hai capito? Io sono la resurrezione e la vita. Credi tu questo? Sì, signori, io credo. Poi lì davanti alla tomba, togliete la pietra. No, signore, è morto quattro giorni, puzza già. Marta, te l'ho detto a Lodi, ti ho fatto venire il fratello da Roma. Marta, non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Credi nel Signore stasera? Hai alzato le tue aspettative, chiedimi, io ti darò la Lombardia, io aumenterò i progetti, no, 53, li raddoppierò, li moltiplicherò, troverò i collaboratori, troverò quanti vogliono sostenere, quanti vogliono lavorare, ve li trova il Signore, i collaboratori, ve li faccio venire da fuori. Lo può fare Dio, fratello, stai esagerando. Stai esagerando, vero? Esagerato, Dio. Chiedi di fermare. Chiedimi, né prima né poi.
Oh, Giosuè, chi l'avrebbe mai pensato? Ma guardate dove è arrivato quest'uomo. Chi ci avrebbe mai pensato? Archetto non ci avrebbe pensato. Poverino. Giosuè ci ha pensato. Fermati. Sento la presenza di Dio stasera. Tu hai capito che Dio ti sta per meravigliare? Ma dai, gloria a Dio, no! Sento che state dando gloria a Dio, dai gloria a Dio. Adora Dio anche in altre lingue. Alleluia! Sarete benedetti. Benedetti sarete voi e le vostre famiglie e i vostri figli, generazioni in generazioni. Susciterò ministeri, evangelisti, apostoli, profeti, dottori, pastori. Vi farò conquistare territorio dopo territorio. Alleluia! Satana sarà scacciato nel nome di Gesù. Satana indietreggerà! Mentre i fratelli del coro, venite avanti. Tu hai due scelte stasera. Credere o dubitare. Io non ti posso garantire, Fratelli, può darsi che Dio ha parlato l'uomo. Fate attenzione. Non vi illudete. Può darsi pure che ha parlato Dio stasera. Sii audace nella preghiera. Chiedimi. Questo è ancora poca cosa agli occhi miei, dice il Signore. Voglio fare di più. Voglio fare di più. Voglio sentirvi dare gloria a Dio, fratelli e sorelle. È bello sentirvi adorare, veramente. È uno spettacolo. Credo che il cuore di Dio si rallegra. Adoriamo il Signore. Adoriamo. Alleluia! Date gloria a Dio non solo con il cuore, anche con la voce. Gloria a Dio! Anche voi che ci state seguendo in questa diretta, ovunque vi trovate, dai gloria a Dio. Dai gloria a Dio. Gloria a Gesù, Signore, battezza tutti con lo Spirito Santo. Signore, salva tutto il mio condominio, Padre, nel nome di Gesù. Salva quella zona dove si radunano i tossicodipendenti. Salvali tutti. Salva le prostitute e salva anche chi li mette sopra la strada. Salvali. Alleluia. Jesus. 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 Glorify your name, O Lord God of Jesus Christ. Alleluia. Voglio sentirvi lodare Dio, per favore. Posso chiedervi di alzarvi tutti quanti, amen. Tutti in piedi. I vincitori stanno in piedi. I vincitori stanno con le mani alzate. I vincitori hanno le mani alzate. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. Oh, shabara bastita la mai cara da mandaci. Paolo. We'll be right back.
destreggia anche l'oscurità, perché il re che servo non è mai sconfitto. Tu sei invincibile, no, tu sei invincibile. E la vittoria io vedrò, sì, la vittoria io vedrò. La battaglia appartiene al Signore. Sei sicuro? E la vittoria io vedrò, sì, la vittoria io vedrò.
in un bene per me. Hai preso ogni attacco del mio nemico e lo hai trasformato in un bene per me. Io vedrò, sì, la vittoria io vedrò, la battaglia appartiene al Signore. Signore, e la vittoria io vedrò, sì, la vittoria io vedrò, la battaglia appartiene al Signore. E la vittoria io vedrò, sì, la vittoria io vedrò, la battaglia appartiene al Signore. Con il permesso del vostro pastore, se posso prendere un altro minuto, pastore, adesso mentre ascoltiamo un altro coro di preghiera, di adorazione, cantate molto bene, Dio vi benedica, avete una bella unzione nella lode. Io credo che Dio ci mette alla sfida stasera. Sono sicuro che tante preghiere sono state levate, ma vorrei che ci unissimo insieme in una preghiera. Ecco, mentre ascoltiamo quest'altro cantico, trascorreremo un altro momento di adorazione. Spero, se posso prendere qualche altro minuto, non solo di preghiera, non voglio dire nient'altro. Però in questo momento noi dobbiamo avere il coraggio davanti a Dio di essere chiari con Lui, diretti. Signore, io voglio alzare l'asticella, voglio levare un po' il mio capo. Alza i tuoi occhi, dice il Signore. Alza il tuo capo. Chiedimi. Chiedimi quello che ritieni impossibile. So che siamo alla fine di un anno. Manca poco. E di solito alla fine di un anno generalmente ci sono dei regali. Solitamente. Chissà che Dio, l'Amazon celeste, tra pochi giorni ti consegnerà un regalo meraviglioso. Lo può fare Dio? Sarà capace di farlo? Allora mentre noi ascoltiamo questo cantico, chiedi a Dio, fai delle tue richieste a Dio. Chiedimi. Cosa vuoi tu che io ti faccia? Cosa desideri? A una condizione però. Che tutto quello che Dio ci darà deve essere poi usato per la sua gloria. Affare fatto? Siete tutti d'accordo? Adesso chiedi a Dio. Se hai un bisogno particolare, alza la tua mano. Io, se c'è qualcosa di particolare, di speciale, qualcosa di miracoloso, c'è qualcosa più forte di fermare il moto rotatorio della terra? Colui che ha fermato il sole, colui che ha detto stop alla luna, la stessa voce potente si suonerà
nelle tue preghiere. E come egli ha sgridato il mare, il vento, io ti sto preparando delle cose grandi. Il Signore ti sta preparando delle cose grandi. Il tuo errore è stato quello di pensare che Dio aveva finito. Gennaro, c'è una grandissima parte del territorio che rimane da conquistare. E quello che è stato fatto è ancora poca cosa agli occhi di Dio. Fratelli, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. Voglio dirvi che io non sono né profeta e neanche figlio di un profeta, sono un semplice impiegato. Ma il Signore in questi giorni vi sconvolgerà. Egli sta per fare una cosa nuova. Aprirò una strada nel deserto. Potete dire amen, per favore? Farò scorrere dei fiumi nella steppa. E si riconoscerà che io sono Dio. Abbatterò molti giganti in questa chiesa. Molti Golia cadranno nel nome di Gesù. Taglieremo la testa a molte malattie. Guarirò il tuo matrimonio. Guarirò il tuo matrimonio. Lì dove non ci sono riusciti gli avvocati, ci riuscirà l'Onnipotente. Sarà capace di farlo secondo voi? Ditemi un amen forte. E bravo Dio, no! Farò anche questo per te. State vicini al vostro pastore, incoraggiatelo. Chiesa, sostenetelo, a lui e alla famiglia. Tenetelo per mano. Questo è qualcosa che vi dà il Signore. E io vi benedirò e benedirò lui e voi insieme. Gli dovete stare a fianco, lo dovete incoraggiare, lo dovete collaborare, dovete pregare per lui, per la sua casa, dovete pregare per questa chiesa. I demoni devono essere stritolati sotto ai nostri piedi. Presto! Chiesa, presto Satana sarà stritolato sotto ai vostri piedi. La notte alberga con noi il pianto, ma la mattina ci viene incontro la gioia. Vogliamo cantare questo ultimo cantico insieme? Perdonate se vi ho preso qualche tempo in più, ma io mi sono sentito a mio agio stasera. Mi sono sentito a casa, in mezzo alla mia chiesa, ai miei fratelli, alle mie sorelle. Benedizioni, benedizioni su di voi, sulle vostre famiglie, sul vostro parentato, sulla vostra casa. Benedetti sarete voi e benedette saranno le vostre case da ora in eterno. Alleluia! Tutti insieme in piedi, tutti insieme. Un'ultima volta, tutti insieme. Benedetti e benedetti sarete. Benedisci, benedisci, benedetto, benedetti, benedetti sarà la corale, benedetti il coro. Benedetti sarete tutti. Signore, toccami con la tua mano forata nel nome di Gesù. Vieni Gennaro, vieni. Dio ti benedica. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Benedici quest'uomo, Signore. Ungilo. Sia la tua unzione sopra di lui. Usati. Allarga i suoi confini. Allarga i suoi confini.
Alleluia, proteggilo. Tutti insieme, mani alzate. Prosperare, usati di lui nell'opera tua, la tua unzione sopra di lui, la tua approvazione sopra di lui. Alleluia. Tutta la gloria ricevi.